Ben ritrovati gentili telespettatori, edizione del Veneto Orientale del nostro telegiornale. In apertura subito andiamo a Caorle, parliamo di sicurezza sul litorale, in questo caso con una novità per quanto concerne l'azienda sanitaria, voluto poi dalla stessa regione. Si tratta di un drone che servirà ad osservare dall'alto che cosa sta accadendo e magari portare anche un defibrillatore in caso appunto di emergenza. Allora andiamo a sentire quali sono le novità con lo stesso governatore Zaia, al quale abbiamo parlato poi non solo di sicurezza sanitaria ma anche evidentemente di sicurezza a 360 gradi, con la denuncia poi degli stessi poliziotti dell'UGL, il sindacato che ribadisce che ci sono pochi poliziotti per l'estate. Sentiamo allora vediamoci allora il servizio di apertura del telegiornale. Siamo i primi in Italia, ancora innovazione, ancora ovviamente digitale e soprattutto futuro nella medicina. Questo è quindi un punto di partenza di un nuovo modo di vedere la sanità. Guardi, questo non è un progetto a sé che inizia qui e finisce qui, ma il futuro sarà questo. Noi siamo stati i primi a investire nell'emergenza urgenza, nel grande 118 del Veneto, e oggi pensiamo che il futuro nei prossimi anni sia proprio questo, quello di arrivare direttamente al paziente che è in difficoltà e assisterlo velocemente. La Svezia abbiamo sentito che addirittura sta pensando a diminuire il numero delle ambulanze per investire sui droni. Beh, la Svezia verrà qui a vedere come funziona questo sistema, perché siamo i primi, direi, a livello internazionale ad adottare questo. Quindi è una grande novità, ci saranno sicuramente delle tarature da fare, ma questo è il futuro. Sicurezza ma anche turismo sanitario sul litorale del Veneto. Beh, guardi, questo è un servizio che ci fa fare molto più turismo, siamo la prima regione turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche. Oggi noi possiamo competere a livello internazionale perché offriamo una sanità e le vacanze in salute e le vacanze sicure. Sul fronte della sicurezza la polizia dice che arriveranno solo 18 agenti in tutto il litorale. Guardi, io mi chiedo perché ci hanno fatto investire, noi abbiamo investito volentieri per il commissariato ad esempio di Jesolo, ci hanno raccontato che lì ci sarebbero arrivati un sacco di poliziotti, oggi invece i numeri ci dicono ancora che c'è ancora spazio per altri poliziotti, mandino a noi i poliziotti perché noi i loro stipendi li abbiamo pagati già tante volte con le tasse che mandiamo a Roma. L'UGL chiede aiuto ora al governatore. Ma guardi, è un aiuto che noi diamo a tutti, è un aiuto ai veneti, il fatto che si controlli nelle spiagge, si faccia pulizia e ci si metta nelle condizioni che chi non viene per far turismo ma solo per rompere le scatole deve essere cacciato. Questa iniziativa potrebbe essere anche un po' una risposta ai giornali stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci, che recentemente insomma hanno fatto dei titoli non proprio lusinghieri sulla sanità italiana dopo aver visto foto che abbiamo visto tutti in altre regioni d'Italia. Guardi, la sanità italiana non ha nulla a che vedere con la sanità del Veneto, noi siamo a livello internazionale tra i primi a livello internazionale, lo siamo i primi a livello nazionale, investiamo, ci spiace che accadano questi fatti in giro per l'Italia, innanzitutto per i cittadini e poi anche per questa pubblicità negativa che ne deriva. Qualche anno fa erano i ratti in mezzo alle immondizie e oggi si parla delle formiche nei letti, si prende atto che questa è devastazione per il cittadino e per la comunicazione a livello internazionale. Due sanità in Italia? Ma ce ne sono, io penso, almeno una ventina, noi siamo i primi. Ora parliamo di indipendenza, indipendenza veneta, che ha chiesto alla regione il sostegno, in questo caso alla Catalogna, per la propria autonomia. Lauro Nicodemo è andato a sentire il presidente di Noi Indipendenza Veneta, Luca Anzano Cattalutti. Siamo con il presidente di Indipendenza Noi Veneto, con Anzano Cattalutti Luca. Lei oggi ha verso uno dei più noti rappresentanti per l'indipendenza della Catalogna, ha proposto che oggi o domani presenterete in Consiglio regionale un ordine del giorno, una mozione per riconoscere il risultato del referendum della Catalogna che dovrebbe avvenire il 1° di ottobre. Sì, esattamente, il presidente della Catalogna, della Generalitat, ha annunciato che il referendum per l'indipendenza della Catalogna si terrà per l'appunto il 1° di ottobre. Credo che la volontà del popolo catalano debba comunque essere rispettata, che ne pensi la Spagna. Quindi presenteremo immediatamente in Consiglio regionale del Veneto una mozione per impegnare per l'appunto le istituzioni venete a sostenere il percorso democratico della Catalogna e a riconoscere quello che sarà il risultato, la volontà popolare. Crediamo che sia una cosa talmente ovvia e banale per cui ci piace pensare che l'intero Consiglio regionale del Veneto possa sostenere questa proposta. Per arrivare al Veneto, il referendum, la proposta di autonomia,
Colleghiamolo anche all'altro concetto, le ragioni per le quali ci sono due grandi difficoltà. Il referendum della separazione di Mestre e Venezia e l'altro della maggiore autonomia di Belluno. Quali sono le ragioni che questa è una strada che anche in Veneto, che si dice essere autonomo, che sposa i concetti dell'autonomia, poi alla fine, quando diventano reali, troviamo tutte le difficoltà? Beh, prima di tutto la questione del referendum per l'autonomia del Veneto del 22 di ottobre è la questione fondamentale, perché di fatto non vuole essere una richiesta di autonomia allo Stato, ma di fatto vuole essere una rivendicazione dell'identità del popolo veneto, un'identità storica, culturale e economica dei veneti. Quanto agli altri due referendum, sono due questioni completamente diverse. Il referendum per l'autonomia di Belluno oggi come oggi non è giuridicamente possibile, ne abbiamo discusso in un convegno anche con degli amici costituzionalisti bellunesi proprio, che vorrebbero anche sostenere questo tipo di referendum, però obiettivamente non c'è nessuna base normativa che lo possa consentire. Detto questo, le basi normative si possono anche creare. Non vedo da parte dell'istituzione venete una versione a priori su questo tema. Il referendum viceversa per la separazione tra Mestre e Venezia, voglio solo ricordare che anche qui non c'è nessuna preclusione a priori, voglio solo ricordare che è stato fatto, se ricordo bene, 4 volte, questo è il 5º tentativo, e per 4 volte gli abitanti hanno detto di no. Io personalmente sono favorevolissimo, visto che mio papà era un veneziano, uno dei tanti veneziani emigrati in terraferma, sono favorevole alla separazione, all'istituzione del comune di Venezia, diverso da quello di Mestre. Però così, in maniera diversa, hanno deciso finora nei 4 tentativi precedenti gli abitanti. Quindi io sono sempre per rispettare quella che è la volontà del popolo. Ci spostiamo a San Polo di Piave, dove Giuseppe Facchin e Angelo Facchin sono i due nuovi componenti che dovrebbero completare il consiglio di amministrazione della Fondazione Gioi. C'è stata una fuga di notizie, ha messo il sindaco Diego Cenedese, nel senso che le nomine non sono ancora state formalizzate e non è stata inviata comunicazione alla regione. Tutto dovrebbe perfezionarsi, ha detto, in una decina di giorni. Ma per l'ex sindaco Vittorio Andretta, già componente del consiglio di amministrazione, le cose non stanno punto così e non c'è stata condivisione sulle persone individuate. Giorgio Peruzzetto, presidente della fondazione, si è dimesso nell'aprile dello scorso anno e da allora si sta tentando di trovare un accordo su chi deve essere il nuovo presidente. E ora andiamo a Treviso, parliamo invece della macchina organizzativa per il raduno nazionale dei Fanti. Nel 2018 il nostro Piero Turco ha sentito il presidente, appunto prete, che parla di questo appunto importante raduno. Il servizio. Siamo con il presidente prete della Federazione Provinciale dei Fanti di Treviso, oggi in occasione di una importante cerimonia che si svolge qui a Motta di Livenza, ma vogliamo parlare di un importante appuntamento che si sta preparando ed è il raduno nazionale dei Fanti che si svolgerà il prossimo anno a Vittorio Veneto. A che punto siamo, presidente? Allora, naturalmente è da diverso tempo che ci stiamo lavorando, siamo a buon punto, abbiamo già dato l'impostazione generale per quanto riguarda questo nostro raduno, che come si diceva è un raduno commemorativo, diverso da tutte le altre impostazioni. A questo nostro raduno sfileranno i caduti e noi vivi accompagneremo i caduti lungo questo percorso della sfilata, a ricordo nell'ambito dei 100 anni, a ricordo del loro sacrificio. Dobbiamo dare onore al sacrificio di questi nostri soldati che 100 anni fa hanno dato la loro vita per quello che oggi noi abbiamo e godiamo. Ecco, ovviamente questa terra, possiamo anche sottolineare, terra di razza Piave, è molto importante perché qui veramente si sono vissute in maniera diretta le vicende del primo conflitto mondiale. Siamo nel 1917, il prossimo anno appunto sarà quell'anno famoso di fine e per fortuna di arrivo della pace con la fine della guerra. Quindi vi state preparando con delle anche attività, immagini un po' particolari per ricordare questo evento? Sì, certamente.
c'è la nostra intenzione di predisporre una mostra con lettere, l'abbiamo già fatta questa, quindi è già impostata e tutto, l'abbiamo fatta a Oderzo, a Sant'Onà, quello che posso dire è che ha avuto un enorme successo, un grandissimo successo, con presenza sia di cittadini che delle scuole, perché vogliamo che i ragazzi delle scuole devono conoscere la nostra storia. E proprio a riguardo del raduno, noi ci siamo già incontrati a Vittorio Veneto con i responsabili delle scuole, siamo già d'accordo che andremo nelle scuole a fare degli incontri con i ragazzi. A Vittorio Veneto, si diceva prima, sfileranno i caduti, sfileranno le 116 brigate che hanno combattuto, naturalmente i loro caduti, che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Sarebbe auspicabile e bellissimo che ad accompagnare questi caduti fossero dei gruppi di ragazzi, magari qualche brigata, fosse accompagnata da questi ragazzi e in modo tale che ci sia questa continuità ideale e di conoscenza di questo sacrificio. Bene, Presidente, allora diciamo che manca ancora un anno a questo importante, ripeto, raduno nazionale dei fanti che sarà fatto a Vittorio Veneto, però i fanti trevigiani sono già in movimento, certo. È iniziato il cammino. Certamente, è iniziato questo cammino, abbiamo già impostato il tutto e siamo adesso in contatto a livello nazionale con tutte le altre federazioni, naturalmente provinciali e regionali, perché a questo raduno dovranno esserci tutti, del nord, sud e il meridione, perché 100 anni fa, lungo quelle trincee dove moltissimi hanno dato la vita, si è costruita l'Italia, l'Italia di oggi. Tanta voglia di giocare a calcio e stare insieme, questo è lo spirito del torneo a scopo benefico intitolato Il Calcio Incontra la Realtà, che si terrà proprio in questa domenica al Centro Sportivo d'Avanzo all'inizio delle 8:30. Si tratta di una competizione a cui prenderanno parte le squadre dei giornalisti TV Pressing, Calcio Amatori Ibrahim di Pelestrina, Biancate Calcio, Scarsetta Football Club, composta dai dipendenti del comune, Avis Sandonatese, Overcamp 76 di Sant'Onà, che promuove l'evento assieme all'associazione Insieme Si può. Siamo con l'assessore al turismo Caner. Assessore, avete avuto un incontro con la regione Friuli Venezia Giulia, Veneto e Friuli Venezia Giulia assieme, appunto, per dialogare sul fronte del turismo e non solo. Che cosa vi siete detti? Ma ci siamo detti che è importante fare sistema tra Regione Veneto e Friuli, un po' a 360 gradi su tutte le tematiche, ma in qualità di assessore del turismo ovviamente quello che mi sta particolarmente a cuore è la promozione turistica, e noi riteniamo che a livello internazionale sia fondamentale promuovere tutto il nostro litorale, un litorale che è abbastanza anche similare, nel senso che ha la spiaggia, la sabbia, e quindi amata per esempio dai turisti tedeschi o del nord Europa, che difficilmente distinguono il confine amministrativo regionale del Veneto o del Friuli. Faccio un esempio: da Bibione a Lignano per un turista non cambia assolutamente nulla. Quindi è importante, secondo noi, lanciare questo brand, chiamiamolo Alto Adriatico, chiamiamolo come lo vogliamo, questo lo decideremo assieme alle categorie, ma uscire a livello internazionale con una promozione unica, che significa spendere meno soldi, perché si va in maniera compatta, e avere un'immagine unica integrata. Questa, secondo noi, è la carta vincente. Obiettivo: fare quindi squadra sempre più? Sempre fare squadra e uscire a livello promozionale tutti uniti. Questo dobbiamo metterci in testa, che non significa dividere il territorio, ma anzi aumenta le potenzialità, perché il turista un giorno verrà a Bibione, la volta dopo magari andrà a Lignano, la terza volta magari verrà a Caorle piuttosto che a Jesolo, o magari a Grado, non importa, l'importante è uscire uniti. Questo premia, lo stiamo già vedendo anche con il Garda Unico, per esempio, che è un altro prodotto turistico importante, e quindi lo possiamo fare anche per la costa veneta. Assessore, a proposito di fare squadra tra l'entroterra e poi il litorale, a volte ci sono delle divisioni, anche se ultimamente si dialoga sempre più, e quindi fare squadra anche con il resto del territorio, e quindi riuscire a promuovere anche questa bellissima regione del Veneto, il Friuli, comunque il nord-est. Ma certo che sì, anche perché non dimentichiamo che qui stiamo parlando di mare, ma c'è un retroterra, un entroterra, e quindi per esempio anche particolari prodotti turistici, penso al bike, sono fondamentali, e garantire ai nostri turisti anche dei percorsi turistici che dal mare vanno verso l'entroterra è fondamentale per scoprire per esempio l'enogastronomia, e quindi agganciarci anche tutto il tema della promozione agroalimentare, la cultura, le nostre ville venete, i nostri castelli,
e quindi insomma spingere sul cosiddetto turismo slow, lento, legato al territorio, che diciamo anche rispetta l'ambiente. Quindi questa è la nostra filosofia, agganciarci la cultura, quindi i musei, le nostre città d'arte, e questo è il tema sul quale stiamo lavorando. Da una parte la filosofia, dall'altra l'industria, sicuramente il Veneto, l'industria del turismo è la principale. Si parla anche di altre forme di turismo, da quello sanitario a quello religioso, forme che sempre più stanno prendendo piede. Ma certo che sì, non è a caso che oggi siamo qui a presentare questo drone, ma il drone va inserito in un concetto un po' più ampio del turismo accessibile, e quindi questo turismo che da noi significa far sì che il litorale nostro sia il litorale più grande d'Italia, più lungo d'Italia per quanto riguarda l'accessibilità, e questo significa sicurezza a 360 gradi, quindi sicurezza per quanto riguarda la microcriminalità, ma anche sicurezza alimentare e anche sicurezza sanitaria e sociale, cioè poter venire in spiaggia sapendo di essere assistiti. Questo è un settore maturo che ha bisogno di innovazione costante, quindi noi ogni anno dobbiamo garantire un qualcosa in più, perché altrimenti il turista cerca altri lidi, e oggigiorno anche con la disponibilità di potersi spostare anche grazie all'aeroplano, a volte anche con diciamo aggressività da parte di paesi stranieri che offrono pacchetti a basso costo, noi dobbiamo garantire una qualità superiore, e l'assistenza sanitaria è fondamentale. Ci trasferiamo a Ponte di Piave, Comune e Università insieme per pista ciclabile e progetti culturali. Il sindaco Paola Roma e il rettore dello IUAV di Venezia Alberto Ferlenga hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che riconosce l'interesse dei due enti a intraprendere delle forme di collaborazione finalizzate allo sviluppo di politiche di valorizzazione paesaggistica e culturale del territorio comunale di Ponte di Piave. In sintesi, si vuole sviluppare la lettura storica con incontri e ricerche mirate degli eventi fondamentali della storia recente di Ponte di Piave, ossia la Grande Guerra e l'alluvione del 1966. Sarà inoltre posta particolare attenzione alla realizzazione da parte del Consorzio BIM Piave e della Regione del Veneto della pista ciclabile La Piave. Ora parliamo di altri appuntamenti, la rassegna colare del coro La Quercia presso il Cortino di Fratta, sempre a Fossalta, con un torneo di scacchi che si svolge in Villa Mocenigo dal Visopoli proprio per questa domenica, e poi la mostra itinerante sulla Grande Guerra che sarà inaugurata proprio in questa domenica alle 18 presso il Palazzo Comunale, evento di portata nazionale che viene promosso dallo Stato Maggiore dell'Esercito, volto a commemorare il centenario della Grande Guerra. Andiamo invece con Vinicio Scortegagna a scoprire un nuovo scatto dal territorio. Grazie a Vinicio Scortegagna, ci fermiamo con l'edizione del Veneto Orientale del nostro telegiornale, ci ritroviamo con le altre news, buon proseguimento!